Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Antonino Spinalbese, la verità da brividi sulla malattia, ecco cosa ha dichiarato, la notizia shock. Antonino Spinalbese malattia. Antonio Spinalbese è sicuramente uno dei nomi caldi del gossip italiano degli ultimi tempi. Negli ultimi tempi, infatti, Spinalbese è stato conosciuto ai più per essere stato l'ex di Belen Rodriguez. Da sempre molto riservato ed attento. Le notizie su Antonio Spinalbese sono sempre state piuttosto limitate nel tempo e solo qualche tempo fa si era saputo qualcosa riguardo ad una sua presunta malattia. Oggi, a fornire qualche informazione in più è stato lo stesso Antonio Spinalbese in una lunga intervista concessa ad Eleonora Damiani. Antonio Spinalbese, il racconto della malattia. La Daniele, infatti, è riuscita ad ospitare nel suo salotto l'ex della showgirl argentina più famosa d'Italia. Dal canto suo Spinalbese si è aperto davvero molto, esponendosi nella sua parte più intima ed anche più fragile, raccontando molto di sé, della sua vita personale, della sua condizione e di come questa abbia cambiato e stravolto la sua vita. La diagnosi è arrivata inaspettatamente, racconta Spinalbese ad Eleonora Damiani, in seguito a dei controlli medici effettuati per un dolore avvertito all'addome. Spinalbese ha raccontato infatti di essersi sempre considerato molto forte ed in salute, ed inizialmente di aver quasi ignorato questi dolori. Una volta diventato insistente però, il dolore ha costretto Spinalbese a sottoporsi a dei controlli medici. Dopo una serie di test e di esami la diagnosi è stata quella di una patologia autoimmune prevalentemente a carico del pancreas. Antonio Spinalbese. Lo stesso Antonio ha poi raccontato come nei primi giorni successivi alla diagnosi si sia dovuto sottoporre ad un regime alimentare parenterale, ovvero un'alimentazione esclusivamente tramite flebo endovena, proprio per evitare che qualsiasi cibo passasse dall'intestino e per evitare sforzi al pancreas, che è stato quindi messo in assoluto riposo. Una degenza molto dura quella raccontata da Al Zero ex di Belen Rodriguez, che si è detto però oggi molto consapevole e pienamente soddisfatto del suo stile di vita, grazie all'aiuto dei medici. Infatti oggi Antonio Spinalbese può mangiare di tutto, seguendo un piano di alimentazione personalizzato che lo ha anche aiutato a vivere anche in modo più sano. Chi si aspettava invece confessioni o storie riguardanti Belen Rodriguez è rimasto deluso perché Antonio Spinalbese non ha nominato la modella e showgirl argentina durante l'intervista con la Daniele. Ad occupare invece un posto speciale nel cuore di Antonio è sicuramente la figlia primogenita Luna Marie, della quale Spinalbese si è detto follemente innamorato. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.